situazione dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia continua a peggiorare, con scontri con le forze armate e le forze di polizia polacche. L'Unione si mobilita con sanzioni a Bielorussia, ma la domanda è perché? Un grosso di questi rifugiati richiedenti asilo sono provenienti dall'Afghanistan, occupata dai talebani, dallo Yemen dove c'è una guerra civile, dall'Iraq, dalla Libia dove ci sono in corso guerre civili. Cioè sono persone che se noi dovessimo considerare le loro richieste d'asilo avrebbero diritto all'asilo secondo le nostre normative e quelle del diritto internazionale. Il problema qual è? È che questi vengono utilizzati dalla Bielorussia che li fa arrivare in Bielorussia per spingerli al confine polacco e quindi vengono utilizzati per una sorta di guerra ibrida. Ma il problema che noi dobbiamo porci è quello della stabilizzazione dell'area di vicinato e questo mostra ancora una volta la connessione stretta tra una politica europea delle migrazioni e quindi anche del controllo dei confini da un lato e la creazione di una politica estera di sicurezza e di difesa europea in grado di contribuire alla stabilizzazione dell'area di vicinato. Ed è chiaro che la richiesta di solidarietà polacca è, come dire, da un lato inevitabile e dall'altro irricevibile, nel momento in cui la Polonia da un lato chiede aiuto finanziario ma non accetta né un aiuto, come dire, effettivo da parte di Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere, né accetta che giornalisti o ONG possano essere presenti lì ai confini polacchi a vedere cosa sta accadendo, a testimonianza del timore di, come dire, un testimone imparziale di violazioni grossolane dei diritti umani che stanno accadendo ai confini con la Polonia, dove i migranti continuano a morire. È una situazione che chiama in questione i valori fondamentali dell'Unione Europea e richiede una presa di posizione forte da parte della Commissione e di tutte le istituzioni dell'Unione.